Qual è la situazione adesso del comune dopo la mareggiata e il maltempo di questa notte? Sì, effettivamente abbiamo avuto dei grossi problemi per quanto riguarda la mareggiata, perché come tempo, come precipitazioni non è che sia stata allarmante, abbiamo avuto sì qualche piccola frana, ma niente di preoccupante. Mentre invece la mareggiata ci sta dando dei seri problemi, perché erano decenni che non si vedeva una mareggiata di questa portata. L'ambiente ovviamente a Vernazza è suggestivo, perché è una cosa molto molto bella. Vedere la natura che si scaglia contro noi poveri mortali, però ci sta dando dei danni. Abbiamo già verificato quello che abbiamo potuto vedere, perché ovviamente finché non termina non possiamo recarci sul posto perché è troppo pericoloso. Abbiamo già visto che una parte della panchina del molo è stata completamente distrutta, quindi dovremo rifarla. Abbiamo visto che la scogliera della protezione di questa diga, in un punto specialmente è quasi mancante, degli scogli sono stati trascinati tutti sul fondale, quindi anche lì dovremmo fare degli interventi. E poi abbiamo avuto danni a dei privati che si sono visti cantine, porte della cantina divelte, ristoranti che si sono completamente allagati, uno, quello che è proprio sulla punta della scogliera. Abbiamo visto da lontano che ci sono le porte aperte, quindi il mare è entrato dentro, e quello che sarà successo all'interno non lo sappiamo ancora. Fortunatamente non c'è nessun ferito, nessun problema alle persone. Ecco, l'afflusso dei turisti è contenuto oppure ce ne sono ancora molti? No, dobbiamo dire che c'è ancora affluenza, c'è ancora gente che col treno, semplicemente solo col treno, perché i sentieri sono impraticabili, i battelli ovviamente, non pensiamoci neanche. Non siamo certamente ai livelli classici, però c'è ancora gente, ce n'è affluenza, ce n'è abbastanza. Sì. So che ha fatto un sopralluogo nel suo comune. Qual è la situazione dopo la mareggiata di questa notte e di stamattina? La situazione è abbastanza critica. Qua stiamo registrando danni consistenti alle strutture comunali, al molo capoluogo e al parcheggio di Fegina, parcheggio automatizzato, al campetto sportivo lì accanto. Il mare ha veramente fatto un grave danno e al momento è ancora chiusa il lungomare Fegina, nel tratto ricompreso tra il centro storico e la stazione ferroviaria, proprio perché le onde già da questa mattina invadevano copiosamente e ripetutamente la sede stradale, tanto da precludere il passaggio in sicurezza delle persone. Quindi è stata sospesa la circolazione al transito sia veicolare che pedonale. Abbiamo chiesto anche a RFI di dare notizia attraverso i avvisi acustici nelle stazioni per dissuadere, insomma, scendere a Monterosso al Mare, perché era impossibile dalla stazione raggiungere il centro storico. Però al mattino sicuramente avevamo anche dei gruppi organizzati che insistevano sulla passeggiata e che sono stati invitati, insomma, a lasciare il paese. Per le prossime ore. E guarda, adesso stiamo cercando di capire l'andamento della perturbazione metomarina, quindi capire se effettivamente, come da previsioni, ma anche sembra, insomma, la contezza che abbiamo al momento è che l'altezza dell'onda stia diminuendo, quindi dovremmo essere in grado a breve, io mi auguro, di riaprire il lungomare Fegina al transito sia pedonale che veicolare. Ci riserviamo ovviamente di richiuderlo e anche nel breve termine, con poco preavviso, qualora dovesse rimontare il mare, e molto probabilmente temo, insomma, dalle previsioni che abbiamo, dai modelli meteomare che abbiamo consultato anche recentemente, tra sabato, domenica e lunedì, perché è prevista un ulteriore peggioramento con, sembra, altri 6 metri d'onda, quindi questa cosa ci potrebbe preoccupare.